Per chi indaga è il re delle truffe dello specchietto, per le sue vittime l'uomo con lo sguardo da pesce lesso. Esponente di spicco di una banda romana, Maurizio Bevilacqua, 35 anni, è stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione dal Tribunale di Roma. Pluripregiudicato è stato arrestato dagli agenti della polizia al termine di lunghe indagini coordinate dalla Procura della Capitale, riconosciuto e inchiodato dalle sue vittime. I malcapitati venivano scelti mentre guidavano e lui, fermo sul ciglio della strada, entrava subito in azione e metteva a segno la sua raffinata tecnica chiedendo denaro in cambio di incidenti mai avvenuti. Un vero e proprio specialista della truffa, per chi ha indagato, incuteva timore e a volte minacciava davanti alle resistenze di chi si mostrava scettico. A molti ha anche detto di appartenere al clan dei Casamonica e di poter diventare pericoloso all'occorrenza, lui che in realtà ha già collezionato una lunga serie di reati tra i quali estorsione e truffa aggravata ed è entrato e uscito dal carcere diverse volte. Un rumore sordo e secco, poche mosse fulminee ben studiate perché tutto si gioca sulla rapidità. Cambiano location e vittime, variano i mezzi o auto o moto e anche i danni, dallo specchietto alla fiancata, ma la tecnica è sempre la stessa. L'automobilista prescelto alla guida della propria auto sente un rumore all'improvviso, viene accusato di aver urtato la vettura parcheggiata e invitato a risarcire in modo amichevole un danno inventato. Secondo gli inquirenti, il re delle truffe avrebbe storto risarcimenti per centinaia di euro alle sue vittime, finché una pattuglia in borghese lo ha beccato mentre si apprestava a beffare l'ennesimo ignaro automobilista. Roma, una domenica mattina, torna indietro Vincenza quel giorno quando una colazione al bar diventa l'inizio di una truffa finita con una denuncia e una testimonianza in un'aula di tribunale. Io ero uscita un momento per fare colazione, ero uscita da casa senza cellulare, solo con le chiavi di casa, le chiavi della macchina. Nel tornare verso casa, dopo pochi metri, ho visto la figura di un ragazzo fermo vicino ad una moto. Lo supero, a un certo punto sento un rumore forte, io ero convinta di aver preso una bottiglia. Ho guardato nello specchietto e vedo la figura di questo ragazzo che si sbracciava. Dico, perché? Che è successo? Cosa è successo? Vincenza, romana impiegata, non si era resa conto di essere diventata l'ennesima ignara vittima del re delle cosiddette truffe dello specchietto. Quindi viene verso di me, mi fa messo paura, dice mi ero... Dico, ma guardi, dico, io sinceramente non dico, ma è sicuro che sono stata io? Dico, a me non mi sembra, cioè, di averlo colpito. Vincenza si trovava faccia a faccia con Maurizio Bevilacqua, l'uomo che la stava accusando di aver danneggiato, anche se involontariamente, la sua auto. Un uomo gentile ma determinato, un uomo descritto dalle vittime con lo sguardo da pesce lesso che diventava nervoso quando lei pronunciava la parola assicurazione. È uso e costume da parte di queste persone appoggiarsi dal lato, appunto, dal lato diciamo, dove dovrebbe essere successo l'incidente e fare un segno sulla macchina. Io poi a quel punto mi sono scesa dalla macchina, ho visto sulla mia macchina il segno, sulla sua un altro segno, dico allora è vero, a questo punto è vero, senza volere l'avrò preso. Vincenza chiede di scambiare i rispettivi dati e attivare l'assicurazione. Dico, lei c'ha qualcosa per poter segnare, ci scambiamo i dati dell'assicurazione. L'uomo insiste per risolvere tutto, subito. Se mi paga il danno, dice chiudiamola qui, la chiudiamo qui e basta. Ho detto, io se vuoi ti posso dare 200 euro, ti vanno bene? Quindi prendiamo, andiamo al bancomat, torno verso di lui, giro intorno alla sua moto, leggo la targa, gli do i soldi, lui prende i soldi, prende e se ne va via di corsa. Ho avuto la netta sensazione, proprio netta sensazione, che lui mi stesse truffando, proprio ce l'ho avuto.